Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale di MyProtein. Io sono Filippo D'Albero, ambassador MyProtein e coach di oltre 20 medaglie nazionali e internazionali di powerlifting, e questa è una masterclass su squat, panca e stacco. Andiamo. Iniziamo dallo squat. Un primo consiglio, soprattutto se faticate a prendere la valida, quindi a scendere sotto il parallelo, è di utilizzare delle scarpe apposite. Queste sono un esempio, ma ce ne sono mille modelli. Sono scarpe da squat, hanno un tacco rialzato e la suola molto rigida. La suola vi dà stabilità e il tacco rialzato vi aiuta, se non avete la giusta mobilità della caviglia, a scendere con comodità sotto il parallelo. Ora me le metto. Lo squat è da molti chiamato il re degli esercizi ed è fondamentale nella programmazione di chiunque per costruire bene le gambe e in generale un fisico bilanciato. È un'alzata abbastanza complessa, perlomeno tra quelle che noi facciamo normalmente in palestra, ma chiunque può essere in grado di farla per bene se segue i passi corretti. Quindi partiremo dal setup e dall'esecuzione, passando per il bracing. Il bracing è come controllare il core per proteggere al massimo la schiena e riuscire a spingere meglio e sollevare quanto più carico possibile. Partiamo dal posizionamento delle mani. Quindi prendiamo il bilanciere in maniera simmetrica, in modo che sia ben centrato sulla schiena e le forze siano ben distribuite. Abbiamo dei punti di riferimento, dove inizia la zigrinatura e gli anelli degli 81, che sono questi anelli senza zigrinatura. In base a che bilanciere avete, possono essere a 81 cm di distanza o a 91, un po' di più. Bilancieri olimpici da sollevamento pesi sono sul 91, quelli da powerlifting sull'81. Prendiamo un riferimento, se avete una buona mobilità prendete un riferimento a partire dal centro, quindi dall'inizio della zigrinatura. Se siete un pochino più muscolosi e avete un po' meno mobilità, prendete sugli 81. Io ad esempio prendo col pollice sugli 81. Dopo che abbiamo posizionato le mani simmetricamente, ci infiliamo sotto il bilanciere e possiamo posizionarlo in due posizioni diverse. High bar sopra il trapezio, che è quella più semplice e adatta alla maggior parte delle persone e dove si sente lavorare un pochino di più la gamba, oppure low bar sul deltoide posteriore, un pochino più avanzata, si usa un pochino di più la catena cinetica posteriore e di solito si solleva più chili. Oggi vediamo l'high bar, ma le regole sono uguali, cambia solo la posizione sulla schiena. Quindi prendiamo, ci infiliamo sotto. Quando siamo bene sotto il bilanciere è importante creare una base solida con cui sollevarlo, quindi avviciniamo le scapole tra di loro, questo movimento si chiama adduzione, e poi dopo le deprimiamo, le portiamo verso il basso. In questo modo la schiena diventerà rigida e farà da cuscino per sorreggere bene il peso del bilanciere. E ce lo tiriamo sulla schiena come se lo volessimo spezzare in due, come se volessimo fare una lat machine indietro. In questo modo saremmo perfettamente solidi e il bilanciere sarà bilanciato. Bilanciere, bilanciere. Andiamo sotto, tiriamo bene, e poi dopo con i piedi dritti sotto il bilanciere ci alziamo semplicemente in piedi. Quando siamo stabili facciamo un passo dritto, un passo laterale e un ultimo passo per stabilizzarci. La larghezza dei piedi sarà un pelino superiore a quella delle anche e le punte saranno leggermente ruotate verso l'esterno, in questo modo coinvolgeremo bene anche il gluteo. Ora c'è la seconda parte, il bracing, molto importante. Cos'è il bracing? Dobbiamo creare quanta più pressione intraaddominale possibile per rendere rigidissimo il nostro tronco e riuscire a proteggere la schiena e trasmettere meglio forza dalle gambe verso il bilanciere. Come si fa? Dobbiamo riempire i polmoni d'aria, tutti i polmoni, quindi non è solo sollevare il petto, ma espandere anche la pancia, quindi fare un bel respiro diaframmatico. Se volete provare, è molto utile mettere una mano davanti sullo sterno e una di fianco sulle costole fluttuanti, respirare. Le mani si devono distanziare tra di loro, questa deve andare avanti e questa deve andare di lato. Riempiamo tutti i polmoni, quindi respiriamo sia nel petto che nella pancia, e quando abbiamo i polmoni pieni d'aria contraiamo forte gli addominali, in particolare gli obliqui, come se stessimo per prepararci per prendere un pugno in pancia. Quindi se diventate rossi è normalissimo perché si deve alzare la pressione, e qui è dove viene utile la cintura ed è il motivo per cui si utilizza la cintura, aumentare ancora di più questa pressione spingendo forte con l'addome contro la cintura. Ve lo mostro.
la cintura addosso, questo ci dà anche un feedback tattile, proprio lo sentiamo, che stiamo spingendo con gli obliqui contro, quindi prendiamo aria e spingiamo forte, come se volessimo far esplodere la cintura di lato. Questo ci rende rigidissimi e ci permette di spingere meglio e più in sicurezza. Quando facciamo lo squat è molto importante il ritmo con cui scendiamo, quindi quando pieghiamo le ginocchia e quando pieghiamo le anche. Io consiglio di piegare con un leggerissimo anticipo le anche rispetto alle ginocchia. Il movimento deve essere quasi simultaneo, però iniziamo sempre un pochino spingendo indietro prima di andare verso il basso. Quindi sblocchiamo le anche, che è questo movimento qua, e poi dopo scendiamo col sedere dritti verso il basso. Vogliamo sentire sempre il peso bilanciato sul piede. Molti dicono nel powerlifting peso centropiede, però il centro del piede, se abbiamo un buon arco plantare, non tocca mai. Quindi dobbiamo sentire lo stesso peso sul tallone e sulla punta. Scendiamo fino ad arrivare sotto il parallelo e sentiamo bene che siamo poggiati sul muscolo, stabili, e che il muscolo è bene in allungamento. Questo ci darà una buona risposta elastica. Dalla buca spingiamo su dritto, cercando di spingere con i piedi dentro il pavimento e allo stesso tempo portare il sedere in avanti e spingere con la schiena contro il bilanciere. Ve lo faccio vedere un po' più dinamico. Se lo facciamo bene dovremo sentire un'ottima attivazione di tre gruppi muscolari principalmente: quadricipite, grande adduttore e gluteo. Come si distribuisce lo sforzo tra i vari muscoli dipende dalle vostre leve e dall'impostazione tecnica. Quanto più siamo larghi, tanto più lavoreremo con l'interno della coscia, il grande adduttore. Quanto più siamo stretti e con le punte rivolte in avanti, quindi quanto più le ginocchia devono andare in avanti, tanto più lavoreremo con il quadricipite. Le vie di mezzo, con le anche leggermente più larghe rispetto a, con i piedi leggermente più larghi rispetto alle anche, e con delle dinamiche un pochino più, si dice sit back, quindi con le anche indietro, lavorano un pochino di più gluteo. Questo è quanto. Ora passiamo alla panca piana, l'esercizio che domina il lunedì sera in palestra, ma è anche un gesto tecnico molto complesso e che, se fatto bene, può ripagare tantissimo. Molti tendono ad avere fastidi a farla perché non la sanno fare, quindi investiremo molto tempo a comprendere come ci si setta correttamente in modo da posizionare le spalle in una posizione sicura, stabile, senza farci male, e sfruttare al meglio possibile il nostro pettorale, sia per farlo crescere di più che per sollevare quanti più chili possibile. Come si fa? Iniziamo sedendoci sulla base della panca, quasi a cadere giù. Questo ci serve per avere più spazio per strisciare contro lo schienale della panca. Utilizzeremo lo schienale della panca e l'attrito che fa contro la nostra maglietta per aiutarci ad abbassare il più possibile le spalle. Si chiama depressione scapolare come movimento, portate scapole verso il basso. Quindi ci poggiamo alla panca, già facendo un pelino di arco, ok? Quindi sollevando il petto e abbassando le spalle, poi facendo leva sul bilanciere, come se volessimo fare un lat push down, questo movimento qua, e spingendo con i piedi in avanti come una leg extension, andremo a strisciare contro lo schienale. Ok? Poi riposizioniamo i piedi dove riusciamo comodamente a appoggiarli per terra. La presa. La presa da competizione più larga possibile è con l'indice sul segno degli 81. Più larga di così in competizione non si può usare, e a meno che voi non siate una persona alta tipo 1,90 m, 2 metri, più larga di così è anche stressante per l'articolazione della spalla, quindi non vi consiglio di tenerla più larga. Per iniziare, secondo me, la presa che è ben bilanciata in quanto a stimolo ipertrofico generale e anche quella un pochino più semplice da tollerare a livello articolare è con il mignolo sugli 81. Io inizierei così, per la maggior parte delle persone è una presa che permette di avere l'avambraccio perfettamente dritto sotto il bilanciere. Quindi mi setto, prendo col mignolo sugli 81 e poi col sedere sollevato, come se facessi un ponte, stacco il bilanciere, me lo porto in linea sulle spalle e solo con il bilanciere in linea sulle spalle tocco delicatamente col sedere sulla panca, tenendo sempre le gambe in spinta, come se volessi uscire qua, fuori dalla panca.
cambio di spinta mi aiuta ad ancorare le spalle contro lo schienale e tenerle stabili e sicure. Quindi riprendiamo, scendiamo frenando il bilanciere e tenendo sempre i gomiti sotto. Sentiremo allungare bene il petto, tocchiamo circa l'altezza dello sterno e facciamo un piccolo fermo prima di spingere su dritti e riportare il bilanciere in linea con le spalle, quindi leggermente verso il volto. E poi riappoggiamo. Perché si spinge leggermente verso il volto? E perché vi consiglio di fare il fermo in panca? Non bisogna fare per forza un fermo di gara, ma frenate il bilanciere, poggiatelo e anche se state un mezzo secondo poggiato al petto prima di spingere, vi dà un'esecuzione costante. Ogni ripetizione ha tutto il range di movimento completo e ogni ripetizione è eseguita senza rimbalzo. Il rimbalzo toglie tensione nella parte bassa dell'alzata, non vi permette di stimolare bene il petto e vi espone a un rischio infortuni molto più alto. Si spinge leggermente verso il volto e si fa questa traiettoria J, quindi quando si scende si va un po' verso il basso e quando si sale si va un po' verso l'alto, perché vogliamo che l'avambraccio sia sempre allineato sotto il bilanciere, in modo da esprimere bene forza. Il gomito deve rimanere sempre sotto il bilanciere. Se io spingessi dritto e tocco qua, mi troverei così. Il bilanciere tenderebbe a cadere verso il basso, questo crea uno stress enorme sulla spalla. Vale lo stesso se spingo troppo in alto, il bilanciere tenderebbe a cadermi verso l'alto. Quindi noi dobbiamo sempre avere l'avambraccio dritto sotto, quindi partiremo da in alto e toccheremo più in basso e dal basso torneremo più in alto. Questo movimento è tanto minore quanto più arco riusciamo a fare. Quei pochissimi powerlifter, anche se tutti pensano che la maggior parte dei powerlifter siano così, che riescono a fare un arco mostruoso e pochissima strada, possono spingere perfettamente dritti, perché il punto dove toccano è molto più vicino alle spalle. Quanto più alzo lo sterno, tanto più lo sterno sarà vicino alle spalle, quindi posso spingere perfettamente dritto. Ma nella maggior parte dei casi dobbiamo fare un po' di strada verso il basso e un po' di strada verso l'alto. L'ultima cosa è prendete aria nel petto. Non come ho detto nello squat in tutta la pancia, in questo caso nel petto prendiamo aria, stabilizziamo, controlliamo, non lasciate crollare il peso addosso, fate un bel fermo, spingete forte e fate qualche PR, mi raccomando. Ora vediamo lo stacco da terra. In America si dice che le gare non iniziano finché il bilanciere non tocca il pavimento. Lo stacco da terra è la cosa, a mio parere, più bella del powerlifting e più emozionante da vedere. È un esercizio utilissimo per costruire tutta la catena cinetica posteriore, anche in questo caso va saputo fare, perché è l'esercizio con cui si caricano in assoluto più chili in palestra, dopo l'hip thrust, ed è potenzialmente pericoloso se non eseguito bene, quindi lo vediamo. Prima cosa, ci togliamo le scarpe. Lo stacco si fa sempre con la suola piatta e con la suola il più sottile e rigida possibile. Se avete la possibilità di farlo scalzi è ancora meglio. Quindi noi oggi, dato che la palestra è mia e faccio quello che mi pare, lo facciamo scalzi. Esistono due tipologie di stacco. Lo stacco regular, dove abbiamo i piedi stretti e le mani più larghe delle gambe, e il sumo, dove abbiamo le gambe larghe e le mani più strette. In questo video vedremo solo la versione regular, che è quella che utilizzano più persone e anche quella tipicamente più utile per la maggior parte delle persone in palestra. È molto più semplice. Il sumo è un gesto tecnico estremamente complesso, trasforma l'alzata più semplice che lo stacco probabilmente in quella più complessa di tutte le tre, e quindi non penso che sia l'argomento adatto per un primo video introduttivo sulle alzate del powerlifting. Però se siete interessati al sumo e volete vederlo qui sul canale di MyProtein, mi raccomando fatelo sapere con un commento e torno volentieri.
Come si fa un regular fatto bene? È molto importante posizionarci in modo da riuscire a coinvolgere bene tutti quanti i muscoli della catena cinetica posteriore della coscia, quindi glutei e femorali, in partenza anche un pochino i quadricipiti, e cercare di utilizzare il meno possibile attivamente la schiena per sollevare il bilanciere. Quindi non vogliamo sollevarlo facendo questo, ma vogliamo sollevarlo spingendo i piedi bene nel pavimento. Come si fa? Iniziamo mettendo le gambe un pelino più larghe rispetto alle anche. Questo perché, stando un pelino più larghi delle anche, si aumenta il range di movimento, quindi ai fini delle competizioni non è vantaggioso. Però avere i piedi un pochino più larghi rispetto alle anche permette di coinvolgere molto meglio il gluteo, che è un muscolo estremamente forte e soprattutto è molto importante per tenere la schiena neutra. Se il gluteo non è forte o non riesce ad esprimere sufficiente forza, il primo compenso che avverrà è quello di chiudere la schiena, perché chiudendo la schiena avviciniamo il gluteo al bilanciere e deve esprimere meno forza per sollevarlo. Se invece lo rinforziamo bene e lo posizioniamo in modo da poter esprimere una buona forza, probabilmente la schiena non si chiuderà. Quindi, piedi leggermente più larghi delle anche e solo leggermente ruotati in fuori questa volta. Poi aggrappiamo il pavimento e ruotiamo i piedi esternamente come se li volessimo abitare, senza farli scivolare. Questo sentirete subito l'attivazione del gluteo nel farlo. E il bilanciere visto da sopra si deve trovare come proiezione sopra il centro del piede. Non fate l'errore che fanno la maggior parte delle persone: il piede ha anche un tallone, quindi quando dovete decidere di mettere il bilanciere sul centro del piede, non dovete metterlo sul centro dell'avampiede, quindi dalla tibia alla punta del piede, ma sul centro di tutto quanto il piede, che è più o meno dove vi allacciate le scarpe. Da qua, molto importante, lo stacco è l'unico esercizio che non ha una fase eccentrica, quindi non si scende prima di salire. Quindi non abbiamo una buona risposta elastica dei muscoli. Se vogliamo avere un po' di risposta elastica dei muscoli, dobbiamo crearci fittiziamente una fase eccentrica. Come si fa? Spingiamo forte indietro le anche e mi raccomando, spingiamo indietro le anche, non pieghiamo in avanti la schiena, sono due movimenti completamente diversi. Spingiamo indietro le anche, sentiamo bene allungare i muscoli. Se i muscoli sono allungati e tirano, vuol dire che sono in allungamento e quindi generano una risposta elastica. Da questa posizione, quando non riusciamo più ad allungare ulteriormente, ci schiacciamo sul centro del piede per andare a prendere il bilanciere. Quindi, visto frontalmente, così. Spingiamo le anche indietro e poi ci schiacciamo verso il bilanciere e lo andiamo a prendere. Ci fermiamo non appena riusciamo a sfiorare il bilanciere. Non c'è bisogno di sedersi così tanto, perché quello che andremo a fare è usare il carico del bilanciere come contrappeso per allungare bene le braccia e posizionarci in una posizione più favorevole per spingere. Spingiamo indietro a sedere, ci schiacciamo, ci allunghiamo per prendere, ok? Da qua sentite questo rumore? Si chiama tensionamento. Dobbiamo appenderci al bilanciere, allungare bene le braccia, da qua spingiamo forte con i piedi per terra e stendiamo l'anca. Portiamo il bacino in avanti. Ancora, spingiamo con i piedi per terra e stendiamo l'anca. Se lo fate bene, dovete sentire una contrazione notevole del bicipite femorale e del gluteo. Dovete sentire principalmente questi due gruppi muscolari lavorare e in partenza anche un po' il quadricipite. Se sentite principalmente i lombari, non state facendo bene lo stacco. Vuol dire che la vostra idea è quella di sollevare il bilanciere e non quella di spingere via il pavimento. Dovete sempre pensare di spingere via il pavimento. E poi è finito. È un esercizio molto semplice. Basta posizionarsi bene, capire che movimenti bisogna fare, prendere il bilanciere e alzarsi in piedi. Fine. E riappoggiarlo su. Possibilmente facendo un movimento bene, quindi spingiamo prima il sedere indietro e poi pieghiamo in su. Finito. Come nello squat, anche nello stacco è molto importante il bracing, quindi quando prendiamo il bilanciere e tensioniamo, prima di spingere con i piedi per terra, prendiamo aria nella pancia e le contraiamo come se stessimo per prendere un pugno in pancia. Questo è importante per proteggere la schiena, soprattutto se siete molto forti e utilizzate carichi molto alti. Identico allo squat. E spingiamo forte, so che la faccia farete che è bruttissima, lo era anche la mia, ma lo sarà anche la tua, però serve per proteggere la schiena. Spero che questa masterclass vi sia stata utile e ovviamente fatecelo sapere con un like e un commento, iscrivetevi al canale e mi raccomando, dite a MyProtein di invitarmi di nuovo così vi insegno qualche altro esercizio. Alla prossima!